Il percorso iniziato nel 2008 che traguardava il 2015, che l'Associazione Donne e Tecnologie si è dato, è stato in qualche modo gratificato, non in qualche modo, molto gratificato nell'aver ricevuto ad aprile di quest'anno, forse come primi, ma perché avevamo cominciato da tanto tempo, il logo del vostro comitato scientifico. Io l'ho portato all'audizione tenuta a Bruxelles il 25 aprile, dove il titolo del mio intervento era Smart People for Smart Cities. Il tema che tratteremo oggi, è un tema che lega fortemente, l'informazione digitale con l'informazione biologica. D'altra parte, il terzo millennio di questo si occupa e io credo che, fondamentale sia il ruolo, della donna, perché l'informazione, digitale studia la mente, l'informazione biologica studia la vita. Le donne, la mente, la vita, credo che siano un filo conduttore che ci accompagna da molti anni e che trova riscontro in tutti coloro, parlo dei relatori, che in questi anni ci hanno dato da una parte la certezza della fonte, l'affidabilità delle fonti scientifiche e dall'altra, con grande generosità, la capacità di divulgare e rendere accessibile a tutti temi non sempre facili. Con questo ringrazio ovviamente le mie colleghe di tavolo, darei la parola a Patrizia Riso. Patrizia Riso è stata Program Chair l'anno scorso per una tavola rotonda. Quest'anno si è presa un compito straordinario che è quello di coordinare anche le altre tavole rotonde con l'aiuto ovviamente di colleghi come Stefano Bocchi e il rappresentante di SICA che ancora non vedo, il professor Porretta, e vi assicuro che tutta l'organizzazione di questa giornata, ma di tutti gli eventi che ci accompagnano, perché Women in Technologies è un progetto, non è una conferenza, perché abbiamo fatto, lo vedete nella documentazione, davvero tantissime cose, è dovuto alla grande generosità non soltanto di tutti i relatori, i protagonisti, che sono ormai in questi ultimi 6 anni un numero esagerato in termini proprio di rete della rete, tutti qualificati, ma insieme all'aiuto straordinario di donne che condividono, associandosi all'Associazione Donne e Tecnologie, partecipando in modo attivo alla nostra associazione, hanno reso possibile, anche da un punto di vista anche manuale, fisico, non solo di mente ma anche di braccia, la realizzazione di questo evento e di tutti gli altri eventi dell'anno. Patrizia, chiedo a te due cose. La prima, di tenerti nei tempi. Secondo, alla fine di ogni tavola rotonda ci sarà uno spazio per le domande e le risposte dal pubblico. Per coloro, parlo dei giovanissimi e anche meno giovani, che vogliono twittare, c'è un wall con l'indicazione di dove potete comunque postare le vostre domande, le vostre risposte, in modo tale, o i vostri commenti, in modo tale che si cerchi, pur in un formato abbastanza tradizionale come quello di una conferenza, di rendere il più possibile interattivo il nostro dialogo. D'altra parte, dialogo e interazione mediato da tecnologie è il mio mestiere soltanto da 30 anni e quindi avrei dovuto dare un piccolo contributo, almeno dal punto di vista tecnologico. Grazie a tutti e spero che la giornata sia fruttuosa e di grande interesse per tutti. Grazie.